Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Il video che vi sto per fare è per difendere Paolo Bonolis, ma anche per dire quello che stanno sentendo dire su di lui. Paolo Bonolis, insieme al suo amico Luca Laurenti, è un satanista. E questo lo fa pensare il fatto che lui scherza sempre sulla morte. Luca Laurenti che canta la canzone Ricordati che devi morire, giusto per far ridere, la figura comica dello iettatore come figura del minimondo, questo fa credere alla gente che Paolo Bonolis insomma sia un satanista. Anche delle pose che fa a fine puntata, che secondo me il fare così, cioè così, insomma, non si vede perché c'è la voce spenta, insomma, alzare un dito e l'altro sotto, c'è un gesto che richiama la figura di Baphomet. A parte il fatto che Baphomet non è un diavolo, ma solo un dio pagano, molto amato, per così dire, dai Cavalieri Templari, Rosa Croce. Al fatto del Paolo Bonolis satanista, io non tanto ci credo, solo perché prima a dirlo è stato un altro youtuber, che dico anche il nome della sua pagina, del suo canale, Complottisti per caso. E un altro di nome Coscienza Sveglia, che ora ultimamente sta accusando Paolo Bonolis di questo crimine così spietato che è il satanismo. Uno dei crimini peggiori, oltre alla mafia e al malgoverno. Anche per altre posizioni di altri programmi, come un programma che fece qualche anno fa, Fattore C, che facevano vedere degli incappucciati, proprio come nelle sette sataniche. Anche un altro programma, sempre del grande Paolo Bonolis, Il senso della vita, di cui aveva accennato dello Zeitgeist. Ma lo Zeitgeist non ha niente a che vedere con il demonio. Informatevi meglio, non seguite gli altri YouTubers. Lo Zeitgeist non ha a che fare con il demonio. Questo film dello Zeitgeist parlava dello scambio di moneta eccessivo, del consumismo eccessivo, del troppo materialismo, del vizio, delle dipendenze, quali la droga e quali gli psicofarmaci che sono inutili perché la schizofrenia la fanno avere anziché toglierla. Perciò lo Zeitgeist non ha a che fare col demonio, ma solo col signoraggio bancario e con questo malgoverno che c'è in giro, che fa fare soltanto consumismo e vivere di questo idolo che è il materialismo, è un altro idolo che è l'egoismo, e sono idoli sbagliati. Perciò andate a vedere meglio il film Zeitgeist in italiano e poi ditemi se è come vi dico io che parla del signoraggio bancario e del consumismo e malgoverno, oppure se è come credete voi che parla soltanto di cose sataniche, ma poi ingolpando pure Elena Petrovna Blavatsky, che non era una satanista, ma solo la fondatrice della teosofia. La teosofia vuole l'unione di persone che si devono amare per quello che sono, senza differenze sociali o mentali. Andatevi a informare meglio anche sulla teosofia, perché molto spesso Elena Petrovna Blavatsky viene accusata di essere una satanista, solo perché lo dice la maggior parte delle persone. Così come adesso sta per essere accusato di satanismo il grande conduttore televisivo Paolo Bonolis e il suo amico Luca Laurenti. Pensate con la vostra mente, non con la mente della massa. E con questo è tutto.
Un abbraccio dal gran mitico.